Dal Vangelo secondo Matteo. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con loro per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: «Andate anche voi nella mia vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano là e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno oziosi?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella mia vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama gli operai e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero un denaro per ciascuno. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse convenuto con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi». Fratelli carissimi, oggi il Vangelo è come forse come un pugno in faccia, come una secchiata d'acqua gelida mentre stiamo dormendo. E forse stiamo dormendo tutti, con un'idea di religione, di cristianesimo, lontana anni luce da ciò che è in verità il cristianesimo. Appare oggi in questo Vangelo il profilo autentico di Dio e di ciò che è il cristianesimo, cioè di ciò che Dio ha pensato per ciascuno di noi, per salvare ogni uomo che viva sotto qualunque latitudine della terra. Il regno dei cieli è simile. Il regno dei cieli è il regno dove Dio regna, dove Dio governa. Un regno che è completamente diverso dal regno terreno, da qualsiasi regno terreno, da qualsiasi ordinamento politico, da qualsiasi ordinamento economico. E appare evidente come il cristianesimo, inaugurato dal nostro Signore Gesù Cristo, e non si possa paragonare neanche lontanamente ad alcuna religione. Noi siamo figli della nostra società, figli della nostra cultura e siamo feriti dal peccato originale. Questo mix dentro di noi, dentro ogni uomo, produce una serie di religioni, le varie religioni che sono diffuse sul pianeta, e le religioni laiche, le religioni civili, i diritti, eccetera. Ma sono proiezioni umane, sono il frutto di elaborazioni del pensiero umano che parte da ciò che l'uomo desidera profondamente. Il Concilio Vaticano II, riprendendola l'insegnamento dei padri, soprattutto dei padri della Chiesa orientali, ha affermato che in ogni religione è sparso il seme del verbo, cioè in ogni religione sono presenti i cosiddetti semi, alcune caratteristiche, alcuni tratti del Messia, del nostro Signore Gesù Cristo. Certamente, perché tutti noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio,
tutti gli uomini di tutte le generazioni sono stati creati da Dio. Ma il peccato e ciò che il peccato ha prodotto culturalmente, socialmente e religiosamente ha avuto come esito, ha come esito ciò che noi oggi, tutti noi, ragazzi, giovani, adulti, anziani, ripeto, a qualunque razza apparteniamo, a qualunque società apparteniamo, di qualunque cultura siamo parte, produciamo un ideale che dia compimento a ciò che il nostro cuore desidera. Tutti noi desideriamo il bene, tutti gli uomini desiderano stare bene, tutti gli uomini desiderano pace, tutti gli uomini desiderano essere realizzati, tutti gli uomini desiderano essere felici. E questo viene da Dio, perché non siamo stati creati per essere infelici, non siamo stati creati per vivere nel male, eppure il male esiste. E quindi, accanto alla proiezione dei nostri desideri, le religioni, comprese quelle laiche, politiche, filosofiche, cercano di dare una spiegazione al male offrendo soluzioni per arginarlo o per sconfiggerlo. Dico questo perché? Perché probabilmente tu ed io siamo come sommersi in una idea falsa di ciò che è il cristianesimo, è un'idea falsa di Dio. Questo appare evidentissimo nel Vangelo. Ripeto, il regno dei cieli è simile, così inizia. Vuol dire che dentro allo stesso regno dei cieli, cioè dentro allo stesso progetto di amore di Dio, ci sono quelli, tu ed io? Io credo di sì. Io credo che sia tu ed io siamo tra quelli che mormorano contro Dio, cioè mormorano contro un Dio che arriva a noi come una secchiata d'acqua in faccia, che arriva a noi contestando completamente la nostra idea su di Lui, la nostra proiezione umana e carnale su Dio, che cesella, modella un Dio che non ha nulla a che vedere con ciò che Dio è, con la rivelazione che Dio ha fatto di se stesso durante l'Antico Testamento e nella rivelazione definitiva che è stata offerta a tutti gli uomini nel suo Figlio Gesù Cristo, mandato per la salvezza di tutti gli uomini. Noi pensiamo che Dio sia ingiusto, noi pensiamo che la bontà di Dio sia ingiusta e mormoriamo. Questo è il punto fondamentale che ci tiene schiavi, che è la radice della nostra infelicità. La bontà di Dio è una bontà che non ha paragoni con la bontà umana, con il filantropismo, con il volontarismo, Medici Senza Frontiere, non so io che cosa, no? ONG, tutte cose buonissime, meravigliose, stupende, adozioni a distanza, eccetera. Ma tutte, attenzione, cercano di rispondere all'ingiustizia umana e sono espressioni, ripeto, buone, ma non hanno a che vedere con Dio. Contengono dentro un seme di Dio, cioè il desiderio che ogni uomo, che compresi quelli che non conoscono, hanno rifiutato il Dio rivelato nella scrittura, il Dio di Gesù Cristo, conservano nel loro cuore. Io vivo in Giappone e c'è un numero enorme di ragazzi che desiderano fare gli infermieri e infermieri in ospizi, perché c'è come un sentimento, no? Di irrefrenabile di servire l'altro, di offrirsi all'altro, di essere buoni.
in definitiva, che è la parola chiave del Vangelo di oggi, legata a Dio. Anche tutto questo proliferare di animali. Vi dicevo che ero in vacanza sulle Dolomiti, al nord dell'Italia, e durante le passeggiate, sui prati, cani, e qualche raro bambino. Cani portati in braccio, cani vestiti perché fa freddo, cani curati come fossero persone umane. È chiaro che se un uomo ha perso l'antropologia, cioè la visione dell'uomo rivelata da Dio, se l'uomo ha perso il suo valore, e l'uomo intendo maschio e femmina, quindi se la donna ha perso il suo valore di sposa, di madre e di vergine, se l'uomo ha perso la sua identità di marito, di sposo, di padre e anche lui di vergine, è chiaro che il matrimonio va in crisi, è chiaro che non si fanno più figli, ma l'irrefrenabile desiderio di amare, di bontà, si orienta, si catapulta su un animale, un cane, o se vogliamo sul lavoro, su l'impegno sociale, eccetera eccetera. I diritti, queste battaglie per i diritti civili, che molte volte sono veri e propri abomini, perché stravolgono completamente l'identità di una persona, offrendo diritti che lo distruggono, che la distruggono, contengono in sé un principio che è il desiderio di appagare la fame, la sete di felicità, di pace e di bontà. Cioè, allora, tutto questo, nel quale, che costituisce l'ambiente nel quale noi viviamo, determina in noi una visione falsa di Dio. Quel Dio che noi vorremmo fosse Dio non esiste. Per questo mormoriamo con il Dio autentico, contro il Dio autentico, il Dio che ama. Dio che ama incondizionatamente, Dio che ama profondamente ogni uomo, Dio che ama l'uomo perché è sua creatura, Dio che ama l'ultimo, gli ultimi saranno i primi, Dio che ama l'ultimo, il più povero, il più debole, il più peccatore, il più incoerente, Dio che ama il ladro, Dio che ama chi si prostituisce, Dio che ama ogni uomo di questa società, Dio che ama chi è confuso, Dio che ama chi giace in piazza, seduto, perché è ingannato, perché nessuno lo ha contrattato per fare e compiere l'autentico bene, nessuno l'ha contrattato per vivere e offrire la propria vita, spendere la propria vita nella vigna di Dio, la vigna dove è Cristo, il frutto benedetto, che alimenta e dà vita e vita eterna. Questa immagine di questa piazza, alle varie ore del giorno, dove giacciono seduti, nulla facenti, disoccupati, cioè senza occupare la propria vita in ciò che è buono, santo e giusto, è l'immagine della nostra società, è l'immagine del mondo dove il regno non è ancora giunto, dove il regno è rifiutato, dove Dio non è conosciuto, dove le persone non hanno ancora sperimentato la bontà assurda per la carne, assurda per i criteri umani e carnali feriti dalla menzogna del demonio, e giacciono nell'accidia, giacciono ai bordi della storia, ai margini della propria storia, senza speranza, o seguendo false e illusorie speranze che poi deludono costantemente. Nel ciclo biennale dell'Ufficio delle Letture si sta leggendo il libro del Cret, Vanità delle Vanità, tutto è vanità, ed è molto profondo, è molto vero questo, fratelli carissimi, perché normalmente
coloro i quali si impegnano molto e seguono un ideale, seguono una religione umana, ripeto, laica o religiosa, coloro i quali seguono, tutti noi che seguiamo tante volte Gesù Cristo disegnato dalla nostra carne, disegnato dalle nostre, a volte purtroppo anche dalle nostre concupiscenze, carnali o spirituali che siano, cioè dai nostri desideri feriti e avvelenati dall'inganno del demonio, siamo sempre arrabbiati, sempre giudicando. Tu fai il bene, ma giudichi chi non fa il bene. E questo è il rovescio della medaglia di questo Vangelo, di questo episodio. Chi fa il bene? Cioè chi ha incontrato l'amore di Dio veramente nella sua vita? E questo è quello che appare in tutte le pagine del Vangelo, quelle soprattutto quelle sulla misericordia. Non può giudicare, non può mormorare. Sa di essere stato contrattato, cioè sa che Dio ha inviato il suo figlio Gesù Cristo per lui, a contrattarlo, cioè a rinnovare nel suo sangue un'alleanza eterna, senza che lui non abbia alcun diritto. E questo è il punto fondamentale, fratelli carissimi. Dio ama ogni uomo, ma non lo ama perché si trovava lì la prima ora, perché si voleva impegnare, perché era bravo. No, non sono questi i criteri con i quali Dio ama le persone. Dio ama le persone in quanto persona, in quanto immagine e somiglianza sua, ferita e stravolta, sepolta sotto i peccati, sotto i peccati peggiori, sotto le schiavitù, sotto i macelli. Tutti noi siamo peccatori, fratelli carissimi, tutti noi siamo disoccupati, ogni giorno ci alziamo e ogni giorno ingannati dal demonio giaciamo in questa piazza senza occupare il nostro tempo per amare gratuitamente. Penso che su questo siamo tutti d'accordo. Tu ami gratuitamente? Tu ami tuo figlio gratuitamente? Tu ami tua moglie gratuitamente? Puoi fare subito la prova, no? Se ami veramente con questa totale dedizione, senza sperare nulla, senza aspettarti un riconoscimento, no? Allora sei disoccupato. Tu fai perché vuoi avere un riconoscimento, un esito, un successo, sia esso affettivo, sia esso il prestigio umano, sia esso quello che sia, un premio, che sia riconosciuto il tuo lavoro. Tu abbia soddisfazione nel tuo lavoro, soddisfazione in quello che tu fai, in quella relazione col fidanzato, con la fidanzata. Ma poi risulta che questo non accade. Per questo stai male, per questo mormori, per questo giudichi. I più grandi volontari, i più grandi eroi sono sempre incavolati, sono sempre adirati, perché gli altri non fanno. Ah, io sì, ma gli altri. Ah, ma quello, il politico, è quello che ruba, è quello, il pedofilo, è quello che... Chi ha conosciuto l'amore di Dio? La gratuità totale dell'amore di Dio, questo amore sconvolgente che non ha pari nell'amore carnale, nell'eros, non può giudicare. Ha conosciuto un amore senza condizioni, infinito a lui, per ciò che ciascuno è. Dio mi ama per quello che io sono. Dio mi ama oggi, Dio ama te oggi, come tu sei oggi, e non ti impone nulla, non ti chiede nulla, se non di accogliere il suo amore. L'unica condizione è che tu possa accogliere l'amore, che è immediatamente e automaticamente un invio a operare nella sua vigna, nella sua vigna, nella vigna dove è stato piantato Cristo. Io sono la vite e voi tralci, senza di me non potete fare nulla. Cioè, l'amore di Dio è capace di trasformarti, di trasformare un uomo egoista, un uomo che ha delle proiezioni, un uomo che cerca negli ideali il senso della propria vita, in un uomo che non vive di ideali, in un uomo che non vive di obiettivi umani, in un uomo che non vive la religione secondo la carne, secondo la cultura, secondo la società, secondo i propri desideri, i propri criteri, secondo i propri valori,
L'amore di Dio ti tocca, ti raggiunge, ti cerca e ti trasforma in un figlio di Dio, in un figlio del regno dei cieli, dove si ama gratuitamente. E questo amore gratuito, libero, che non cerca il proprio interesse, che perdona costantemente, è l'amore vero, autentico, che non si corrompe, l'amore che non ha limiti, l'amore che riempie la tua vita, l'amore che dilata la tua vita, i tuoi pensieri, che accoglie tutti incondizionatamente. E proprio perché li accoglie sa poi dire i no e sa poi dire i sì, sa essere libero e sa non fare compromessi con il peccato, sa non fare compromessi con questa relazione morbosa che ti distrugge, non fare compromessi politici, non fare compromessi economici, non rubare, non invidiare. Ma questo viene dall'incontro con questo amore che ti trasforma, perché l'amore è rivelato in Cristo. All'aurora, all'alba, esce questo uomo, è Cristo che esce dalla morte, all'alba, dal sepolcro. Per questo è tutto nuovo, per questo le persone, tu ed io, che ci troviamo nella nostra situazione, raggiunti da questo, dal Messia, raggiunti da Cristo, che viene portando con sé la vita nuova, portando con sé il regno dei cieli. Il regno, perché il regno dei cieli è quest'uomo, che va a contrattare, cioè va a stipulare una nuova ed eterna alleanza nel suo sangue, quello che celebriamo nell'Eucaristia, no? Questo è il sangue della nuova ed eterna alleanza, e lo ripete ogni domenica, e se vogliamo lo ripete ogni giorno, perché ogni giorno ci alziamo e siamo tentati di vivere così, di vivere per noi stessi, di vivere offrendo le cose a noi stessi, e questo significa le cose, le persone a noi stessi, per saziare religiosamente la nostra vita, per dare quello che la carne ritiene giusto. La carne è ingannata dal demonio. Perché? Perché il demonio, Adamo ed Eva, li ha ingannati proprio su questo. Dio è ingiusto, Dio non ti vuole bene, Dio fa parzialità, Dio è invidioso di te. Prendi la tua vita, fa quello che ti pare. Questa è la menzogna che il serpente ha detto ad Adamo ed Eva, di cui tutti siamo partecipi, noi tutti assaporiamo questa menzogna. È vero, quando guardi quel collega, quando guardi tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, i tuoi genitori, la tua fidanzata, o no, i tuoi clienti. È così, fratelli carissimi. Ebbene, Gesù Cristo è la novità assoluta. Gesù Cristo è la rivelazione perfetta di Dio. E noi siamo invidiosi di Dio, perché il demonio è invidioso di Dio, è invidioso della bontà di Dio. Non possiamo sopportare che Dio ami il peccatore. Non lo possiamo sopportare. Per questo, come la parabola quella del servo malvagio, no? A cui viene condonato tutto il debito, ma non lo crede, non pensa che gli sia condonato. Lui pensa di avere una dilazione, quindi deve afferrare per il collo l'altro, il suo sottoposto, perché non ha conosciuto l'amore totale, che cancella il debito e ti fa nascere alla vita nuova. Per questo costantemente viviamo in difesa dei nostri interessi, delle nostre posizioni, delle nostre idee. Per questo le liti, per questo le guerre, per questo i divorzi, per questo gli aborti, per questo camuffati da diritti, camuffati da religione. No, fratelli, Gesù Cristo viene e conosce che siamo tutti invidiosi di Lui. Lo sa che siamo invidiosi. Per questo viene a curarci e viene a manifestarci concretamente, realmente, il suo amore infinito per noi attraverso la Chiesa, attraverso la sua parola, attraverso i suoi sacramenti, ai quali non possiamo non appoggiarci, non possiamo non ricorrere, non possiamo non attingere la vita nuova del regno. È lui questa moneta concordata dal Padre con tutti, è la sua vita. Tutti siamo operai dell'ultima ora, perché tutti abbiamo fatto i nostri comodi, tutti pensiamo, illudendoci spesso che sia cristiano, alla nostra vita, ai nostri interessi. Tutti, anche quando pensiamo di spenderci, quando pensiamo di sacrificarci, in fondo è per noi. Bene, Dio viene a sconvolgere tutto questo oggi, in questa estate. Lo viene a sconvolgere completamente, viene a dirti: io ti amo, io so chi tu sei, io conosco il tuo cuore, so che è malato, so che è ferito, so che non può uscire da quella relazione, so che non può uscire da quella menzogna, so che non può uscire da quella schiavitù, so che ha un rancore sordo da anni, lo so, lo conosco, ma ti amo. E ti sposo come una vergine, diceva oggi il cantico di Lodi. Come uno sposo sposa la vergine, così ti sposerà il tuo creatore. Capisci? Dio vede in ogni uomo
una vergine, incontaminata, incorrotta, illibata. Nonostante tu ed io non siamo vergini, nonostante tu ed io abbiamo consegnato la nostra vita agli idoli, la nostra vita a molti amanti. Il lavoro, il sesso, i soldi, il prestigio, gli affetti, cioè tutto quello che apparentemente sembra religiosamente corretto, giusto, e non lo è, perché ci contamina, perché ci corrompe. Ebbene, fratelli carissimi, Cristo viene oggi alla tua vita per portarti dentro il suo regno, per accoglierti nel suo regno, per stipulare con te una nuova alleanza che ti fa capace di lavorare nella sua vigna e di essere felice, di essere felice. Con che cosa? Con il suo amore. Il suo amore è tutto, Cristo è tutto, Cristo è l'origine, Cristo è il compimento, Cristo è la nostra vita di tutti i giorni, Cristo muove le nostre mani al lavoro, Cristo muove il nostro corpo quando ci uniamo con nostra moglie, con nostro marito, Cristo è colui il quale ci dà la parola, il discernimento per educare i nostri figli, per trasmettere la fede nel vero Dio ai nostri figli, per annunciare questo amore ai nostri figli sempre, anche nella fermezza, anche nella forza, anche quando dici no. C'è amore, 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 l'amore di Cristo. E questo il Dio che oggi appare nel Vangelo. È una secchiata d'acqua in faccia a tutti i nostri moralismi, a tutti i nostri legalismi, a tutte le nostre panzane, a tutte le nostre illusioni. Sentivo di preghiere di liberazione. Mamma mia, quest'anno in Italia ho sentito di qua, di là, da tutte le parti, la preghiera di liberazione. Ma che cos'è? Ma che cos'è? Quante persone hanno ricevuto preghiere di liberazione dal demonio e poi odiano e hanno un rancore per il marito, per la moglie, per non so chi, per quel parente? Ma liberato di che? Da che cosa? Dalla fattura? Liberato da che? Da questo influsso? No, il demonio certo che ci tenta, ma sei tu e sono io che liberamente accogliamo la sua menzogna. E quello che è vero, quello che è vero, quello che è vero, è che ci costruiamo noi la nostra vita, o ci sediamo disoccupati, incapaci di fare il bene, incapaci di occuparci nel bene che è Dio, nelle cose di Dio, delle mie cose. Posso fare delle mie cose quello che voglio, dice il Signore, cioè posso distribuire al più povero, al più peccatore, al più indegno le mie cose, cioè le grazie per poter operare il bene. Bene, questo oggi è per noi, questo oggi è per noi, altro che preghiera di liberazione, questa è la vera liberazione, accogliere questa parola, accogliere che Dio ti ama così come sei. Questo lo vuoi? Lo desideri veramente? Vuoi cambiare vita? Vuoi essere occupato nella vigna? Accetta di essere l'ultimo, accetta di non avere diritti, accetta che tutte le tue costruzioni, tutti i tuoi sforzi erano per te, sono per te. Accetta che, dice la scrittura, siamo tutte le nostre opere sono macchiate, tutte, sono panni immondi, niente più il peccato, diceva Santa Caterina da Siena. Ed è vero, ma non per questo impossibilità di essere amati, ad accogliere l'amore di Dio, anzi, amati perché peccatori, amati perché deboli, amati perché ultimi. Quelli che si credono di essere i primi, vanno a messa, fanno un sacco di pellegrinaggi, rosari, novene, nelle comunità cristiane occupano posti, si impegnano, o si impegnano nel sociale, con i bambini, con quello, con quell'altro. Sempre quella supponenza di fondo che porta a disprezzare chi non lo fa, porta a disprezzare chi è debole, chi è piccolo, chi è povero. Questo è matematico, fratelli. Dov'è il regno di Dio? Dove non c'è disprezzo per il peccatore, dove non c'è disprezzo per gli ultimi, per gli incapaci, perché tutti siamo questi ultimi, eh? Gli ultimi saranno i primi, vuol dire che Dio prende il peccatore dal letame, dall'immondizia, e lo eleva a sua sposa, alla sua destra, nel suo figlio Gesù Cristo, che si è fatto l'ultimo perché tutti gli ultimi potessero essere i primi nel cuore di Dio, i primi nel suo bene, nel suo amore, nella sua bontà, i primi a sperimentare umilmente la bontà assurda per la carne di Dio. Coraggio, fratelli, coraggio, che il cristianesimo è l'incontro con questo sposo che viene a cercare la sposa,
uscendo dalla risurrezione, uscendo dalla tomba, portando con sé la vita eterna, con la quale ti riveste, con la quale ti colma e fa di te una sola carne con Lui e trasforma la tua vita in un'opera di bene, del bene autentico, che cerca e ama i peccatori, gli ultimi. Buona giornata.